Sa da come, in casa mia, sparagnate lo suggerito, sparagnate. Io adesso uno me la fumo e un altro me la fumo dopo mangiare. Ancora devi mangiare. No, che la donna Rosa è andata a trovare la sorella che sta male e non è tornata ancora a cucinare. Che si può? Sa da come. Adesso vedete che si accendina, che non è un accendino, no. È un lanciafiamme. Comunque mette paura. No, state accorto perché vuoi dire a picciare pure questi quattro da vivere la mano. Sempre siamo dato, donna Rosa. Non so, ma chi sa Sanzurdè? Me mi voleva aiutare a portarti il bosco, guardate qua. Guardate là. Tengo tutte le mani sangue. Ditemi subito una cosa, toglietemi dalle spine. Come sta vostra sorella? Non so, sta Luca capolavoro. Mi fa piacere. Tanto bella, malata in Danulì. Come malata? Con tutto quanto che la serve. Ma come non sapere le parole da serice? Mi ami. Mi ami. Tesoruccio cuore, anima mia. Anima mia, ma che sta succedendo? Ma perché mi resisti? Perché? Perché non mi vuoi cedere? Ma donna Rosa, io non posso fare quello che voi dite. Io vorrei che voi vi spogliaste. Ah, ma pure spogliare. Io vorrei che voi vi spogliaste dei vostri abiti per mettervi nei miei. Io non posso più sposare. E vedi me, ne sapevo. Permesso? Tu! Ehi, stiamo al completo. O non si mangia più. Baroncino, qua si viene vostra madre. Padre, voglio dire soltanto due parole a quella signorina. Ma io non le voglio sentire. Io ti odio. Oh. Minetta. Baroncino, vi ho pregato. Non sono un uomo libero. Sono uno schiavo. Baroncino, vi ho pregato. Non sa, facetelo parlare. Ma che volete dire? Via. E qualunque sia il mio atteggiamento, io voglio che tu sappia che ti voglio bene. Ah sì? E dillo a questa sede che ti crede più di me! Oh! È già morto, non ho poco alla mia aiuto, mi hai scamazzato tutta la calla di grafetto. Non è chiaro, Rina? Io sono commerciante di carne, ho visto, mi zia corn. E certi sottiletti non ne capisco. La mia con formaggio, la mia. Sottigliezze, Renato, si dice sottigliezze. Prego, prego, Eminenza, accomodatevi. Pace. Pace, bene a questa pace. Pace a voi, Eminenza, accomodatevi. Una sola. Vescovo. Amici, voi tutti sapete quale situazione di disagio mi ha fatto sentire il dovere di venire qua. Sarò breve perché il tempo mi tiranneggia. Per prima cosa devo muovere un aspro rimprovero a donna Bianca. Io non posso fare niente, ma la Madonna può fare tutto. Amaro, la Madonna. Non sai, è fattura ci credi assai, ma lo miracolo no. Adesso ascolta il mio consiglio e vedrai che tutto si sistema. Innanzitutto, alza la mano davanti alla Madonna. Alza la camera nel fascista.